Ciao a tutti, birraiola casalinghi, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi vedremo come fare una cotta in estratti semplici, quindi rimaniamo ancora in quest'ultimo video su estratti e non estratti più grani. Quest'oggi vedremo, come promesso, la Futura, una birra internazionale veramente variegata, una birra speziata, e dove andremo a vedere degli ingredienti magari un po' inusuali, non tanto utilizzati, come la bacca di ginepro, le foglie di menta. Ma andiamo a vedere la ricetta. 1 kg di estratto extra light, 500 g di miele di melata, altro ingrediente sono 100 g di avena, il ginepro e la menta. Come lievito andremo a utilizzare l'M44 del Mangrove Jacks, e infine, appunto, per arrivare anche dalle terre nostre, utilizzando un miele della zona. I luppoli, anche, che garantiscono ancora un'ulteriore internazionalità, sono dei luppoli inglesi e tedeschi. Utilizzeremo l'Ellertau, Perle, il Satz e il Goldings. Controlliamo la temperatura, abbiamo già messo 10 litri d'acqua all'interno della nostra solita pentola. La porteremo a 70 gradi e poi lasceremo in ammostamento i 100 g di avena per un 40-45 minuti in ammostamento nella nostra sacca, come la volta scorsa, come abbiamo visto nella luna rossa. Siamo a 68 gradi, quindi perfetto, ecco, da salire ancora un pochettino, e poi metteremo i fiocchi. Siamo a 70 gradi, andiamo a mettere la sacca. Come l'altra volta, non è uno strumento indispensabile, questo è un acquisto che chi vuole anche passare allo step successivo, quindi degli estratti più grani, noi consigliamo caldamente di fare. È una sacca davvero semplice, poco costosa, ma veramente utile. Ecco qua, poi ha l'accetto che si stringe e si fissa in maniera stabile. Andiamo a mettere i 100 g di avena per il nostro porridge. Abbiamo una mescolatina, facciamo ammorbidire l'avena che utilizziamo principalmente per dare un effetto un po' più pannoso, una schiuma un pochettino un po' più persistente alla birra. Lasciamo riposare per 40 minuti. Nel frattempo che lasciamo l'avena riposare, andiamo a sanificare. Sanificazione è parte importantissima del procedimento. Andiamo a mettere 1 litro d'acqua all'interno della nostra solita brocca con un cucchiaino di sanificante. Acqua tiepida. Andiamo a sanificare la componentistica, quelle più piccole. Smontate sempre il rubinetto, come potete notare. Lasciatelo anche magari smontato quando è utilizzato, anche per essere asciugato meglio a fine cotta, a fine lavaggio. Una superficie come un piattino che ci viene comodo per appoggiare sopra le cose che non si utilizzano. Rimontate il rubinetto sempre da questa parte dove c'è il forellino in alto. Noi utilizziamo anche l'antisedimento, che è questo piccolo pezzettino di plastica che normalmente si utilizza inserendolo all'interno del rubinetto dalla parte interna, in questo modo verso l'alto, ma noi lo incliniamo leggermente in modo tale da perdere anche un po' meno litri di birra quando poi andremo a fare il travaso. Ovviamente il sanificante non buttatelo, tenetelo sempre a portata, che vi verrà utile anche per dopo. Successivamente abbiamo messo un pentolino con poco d'acqua all'interno, a bagnomaria, diciamo tra virgolette, a sterilizzare il miele, la melata. Vedete, abbiamo fatto sia evaporato a 70-80 gradi l'acqua, e questo procedimento lo facciamo sia per sterilizzare il miele, quindi togliere i lieviti selvaggi, e anche per fluidificarlo in modo tale da riuscirlo a versare meglio e a versarlo tutto. Siamo leggermente scesi qualche grado, riaccendiamo per riportarla intorno ai 70 gradi. Per ricontrollare al meglio la temperatura date una leggera mescolata ed ecco qua che siamo tornati a 70 gradi. Ora andiamo a vedere le spezie e i luppoli, il quantitativo e il minutaggio. Come luppolo da amaro andremo a utilizzare il Goldings a 60 minuti, 5 grammi. Questo è un luppolo inglese, particolarmente famoso nelle bitter, si presta particolarmente per il suo amaro. Andiamo a utilizzare le nostre solite calzette per le varie gettate, bisogna sempre ricordarsi quale gettata è.
Poi la seconda gettata la facciamo di Erlertau perle, luppolo tedesco, abbiamo utilizzato anche nella scorsa cotta, 10 grammi a 30 minuti. Altra gettata, luppolo della Repubblica Ceca, il Sats, a 15 minuti 10 grammi. Sempre a 15 minuti utilizziamo una calzetta sola, filtrante. Ecco qua il ginepro, le bacche di ginepro essiccate, e le andiamo a pestare un po' come abbiamo fatto il coriandolo nei scorsi video. Quindi usiamo il nostro pestello per liberare gli aromi resinosi. Ecco qua, abbiamo sminuzzato abbastanza bene, ecco. Sprigiona un odore, ragazzi, che sono curioso di avere sentirlo nella birra, poi pazzesco. Ok, andiamo ad aggiungerlo. Sono 10 grammi di bacche di ginepro insieme al luppolo a 15 minuti. Okay, a 10 minuti utilizzeremo la menta. Sembra un po' dolce, sa un po' quasi di tè, comunque ricorda un po'. Ok, poi l'ultima gettata, sempre di perle, 10 grammi a 5 minuti. Infine poi andremo a vedere quando faremo il travaso, faremo il dry hopping con sempre 10 grammi di perle. Tutte le nostre 5 gettate favolose. Vogliamo dare veramente un tono un po' particolare a questa birra. Sono tutti pezzi e comunque sentori un po' particolari, e non ci dimentichiamo il miele, che darà sicuramente un sapore, un corpo anche un po' più alla birra. Sono passati 40 minuti, quindi andiamo a scoperchiare, a tirare via la sacca e ad accendere, anzi accendiamo subito, così arriviamo prima possibile in bollitura. Tiriamo sulla sacca, attenzione a questa fase. Qua possono essere davvero utili dei guanti in silicone, anche questo strumento ottimo, fondamentale, magari in casa qualcuno ce l'ha anche per la cucina, ma soprattutto per la birra, ragazzi. Andiamo a spremere la spremuta d'avena. Voilà. Ok, adesso aspettiamo di arrivare in bollitura per inserire la prima gettata. Ok, siamo arrivati in bollitura, andiamo con la prima gettata, 5 grammi di Goldings a 60 minuti. Ok, siamo arrivati a 30 minuti dalla fine della bollitura, andiamo a mettere la seconda gettata, 10 grammi di Erlertau perle. Ok, manca un quarto d'ora alla fine, facciamo la super gettata di ginepro e sats. 10 grammi, 10 grammi. Ci vediamo fra 5 minuti. Ok, siamo arrivati a 10 minuti alla fine e facciamo la super gettata di menta. Chissà che aroma che sprigionerà. Diamo anche magari una gelatina. Come potete vedere, la zuppa sta prendendo forma. Ok, mancano 5 minuti, andiamo a fare l'ultima gettata di perle. C'è un aroma favoloso. Ok, siamo arrivati alla fine bollitura. Abbassiamo il gas, prendiamo il mestolo e andiamo a prendere calzetta per calzetta e strizziamo un po' contro la pentola. Poi mettiamo il miele, come potete notare è bello liquido. Diamo una mescolata, subito prende colore anche solo col miele. Qua c'è il chilo di extra light. Ok, andiamo a versare, nel frattempo giriamo. Adesso andiamo a dare una bella girata. Si comincia a sentire il tipico odore dolciastro dell'estratto di malto. In questa fase, se volete appunto scurire un pochettino la birra, potete alzare un po' il gas e riportarla vicino all'ebollizione. Se no, noi adesso, dopo aver mescolato per bene, tenendo il gas comunque al minimo, andiamo a spegnere e iniziamo la fase di raffreddamento. Ok, iniziamo la fase di raffreddamento, portiamo la pentola, mettiamo dell'acqua fredda all'interno della vasca del lavandino, roteiamo e giriamo delicatamente la birra fino a ottenere la temperatura desiderata. Ok, andiamo a posizionare il fermentatore, ricordatevi di chiudere il rubinetto in questa fase. Abbiamo raggiunto la temperatura voluta. Ok, adesso andiamo a rovesciare la birra, il mosto, all'interno del fermentatore, splasciando pure tranquillamente.
Ok, aggiungiamo l'acqua di fonte, che abbiamo a 7 gradi, quindi bella fredda, per arrivare fino a 10 litri. Prendiamo subito la densità prima di mettere il lievito, diamo una girata. Vediamo se siano formate stratificazioni dovute all'acqua che abbiamo appena messo. Diamo una bella girata, tanto ossigeniamo. Andiamo a prendere la densità e poi andiamo a assaggiarla anche, che non vedo l'ora. Ecco qua, bella torbida, ma questo era già da considerare. L'odore appunto appare un po' neutra in questo momento, ma appena presa, spesso succede così, si sente un po' il dolciastro, ma lasciamo un attimo riposare lì e misuriamo la densità subito. Dovrebbe essere intorno ai 1056-54, quindi abbiamo lavorato bene. Adesso lasciamo un attimo che la schiuma si dissolva. Nel frattempo mettiamo il nostro lievito americano M44. Noi lo facciamo reidratare sulla schiuma. La densità quindi iniziale è ufficiale 1054, direi. 1054, andiamo a sentire. Ecco, vedi, è cambiato. Non so perché c'è questo cambio, cioè di sapore all'olfatto. Appena lo versi, dopo un po' che lo lasci lì, arriva sicuramente il dolciastro dei malti, dei zuccherini e del miele. Ma poi arriva, sento, uovo fresco, che è una nota molto piacevole, speriamo che non sia eccessivamente invadente, della menta. Si sente un po' al naso, abbastanza fresca, che dà proprio un tocco di freschezza. In bocca arriva subito la freschezza della menta, il sapore della menta si sente abbastanza distintamente. C'è sempre ovviamente il dolciastro, c'è l'amaro pungente sempre appunto dietro al palato, caratteristico che amo tanto. Che amiamo tanto, è buona, cavolo, molto buona. E il ginepro, così su due piedi, sì, forse si sente un po' resinoso, sempre un po' alla fine, anche mentre deglutisci e aspiri col naso, non so, una sensazione un po' particolare, che deglutisci poi ti senti un po' il resinoso, lo senti che ti invade forse un po'. Speriamo che tutti questi gusti si sentano poi belli amalgamati all'interno della nostra birra. Il colore sembra quasi un misto, sembra un po' qualcosa che ti trasmetta di un gusto fresco, non so come dire, un po' verdognolo, quasi azzurrino, sembra un po', c'è una sfumatura. Vogliamo che la birra risulti bella fresca, balsamica, resinosa e che ci sia un bel mix di sentori piacevoli, inusuali, che una bella birra chiara, fresca. Ok, eccoci qua, adesso andiamo. Gorgogliatore, che riempiamo ormai poi sul posto, una volta posizionato tappino. Ecco qui, mettiamo il gorgogliatore. E la cotta è finita. Facciamo un breve ricapitolo. L'ultima cotta di questa serie di cotte di estratti semplici. Quindi la strumentazione, a parte la sacca, e volendo i guanti in silicone, non è cambiata rispetto a quella da kit, quindi sempre una birra che potete fare benissimo a casa vostra, una birra semplicissima. E infine, al prossimo video vedremo il travaso. Nel travaso ci sarà il DH 10 grammi sempre di perle, un altro bel tocco floreale alla birra al palato appena bevuta, speriamo che arrivi, si senta proprio il luppolo. E niente, vi rimandiamo quindi al prossimo video, e sarà quindi il travaso, poi ci sarà l'imbottigliamento, vedremo fase per fase. E un saluto a tutti, ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Ciao. Mi raccomando, iscriviti al canale se vi è piaciuto il video, e un bel like. Ciao a tutti, ciao. Fine perfetta. È bellissimo. Tappina.